Buon pomeriggio, buonasera. Buonasera al presidente della Polonia, Andrzej Duda. Benvenuto a Roma, con tutta la delegazione, a cominciare dal signor ambasciatore. E anche se non si dovrebbe dire buon compleanno, visto che oggi il presidente Duda compie 44 anni, quindi fa il compleanno a Roma. È un giorno molto importante, molto significativo, quello della prima visita da Presidente della Repubblica del Presidente Duda in Italia. Domani egli incontrerà il Presidente della Repubblica, oltre che avere un altro importante programma. Io gli ho dato il benvenuto ribadendo lo straordinario e stretto legame che lega il popolo polacco col popolo italiano, il popolo italiano col popolo polacco. C'è una amicizia, una solidarietà, valori profondi di condivisione che sono davvero forti e che tutte e tutti i polacchi che vivono in Italia e tutti gli italiani che vivono in Polonia ben conosco. L'occasione è stata importante per un approfondimento innanzitutto delle relazioni bilaterali, che sono molto buone a livello economico, potranno esserlo ancora di più, dovranno esserlo ancora di più. Siamo reciprocamente impegnati a fare la nostra parte perché cresca l'interscambio commerciale, che pure ha raggiunto delle performance positive. Abbiamo affrontato le questioni bilaterali anche in ordine a tematiche articolate e complesse, come l'energia, come la difesa. Noi aggiungiamo la particolare importanza degli scambi educativi e culturali, convinti come siamo che questa Europa sarà salvata non soltanto da un impegno comune su singoli dossier, ma anche e soprattutto da un grande sforzo di natura culturale, educativo. Queste sono le priorità che devono vederci impegnati come cittadini europei. Dall'affrontare le relazioni bilaterali ci siamo poi spostati nella discussione sulle grandi questioni di rilevanza nell'agenda di politica europea. Ho ringraziato il Presidente Duda per il sostegno che egli ha inteso esprimere sulla necessità di una strategia di medio-lungo periodo sull'Africa e per l'Africa. Noi abbiamo proposto un documento che si chiama Migration Compact, che va in questa direzione e che è un documento strategico del governo italiano che ci auguriamo possa essere sempre di più fatto proprio dalla Unione Europea. Apprezzamento che il Presidente Duda ha evidenziato ci rende naturalmente felici. E accanto a questo vorrei sottolineare oggi la straordinaria importanza dell'azione diplomatica dell'intera comunità internazionale, sollecitata e per molti aspetti guidata dal nostro Ministero degli Affari Esteri e dal Ministro Gentiloni in ordine alla questione libica, di cui pure abbiamo parlato. Oggi a Vienna si è svolto un'importante conferenza a livello ministeriale. Il ministro Gentiloni, assieme al segretario di Stato John Kerry, al primo ministro libico al-Serraj, ha avuto modo qualche ora fa, di esprimere il punto di vista complessivo dei lavori e delle riunioni che si sono svolte. Credo che sia importante sottolineare come questa attenzione specifica sulla Libia sia utile per pacificare l'intera area del Mediterraneo, non soltanto per ridurre il numero dei profughi o degli arrivi in Europa, ma è proprio una scelta strategica e anche di questo abbiamo discusso. Ci siamo poi
confrontati sui temi relativi al prossimo vertice della NATO che si terrà a Varsavia i primi giorni di luglio. È un appuntamento molto importante dopo il vertice di 2 anni fa in Galles. È dunque un appuntamento, questo del summit dell'Alleanza Atlantica, atteso e di grande significato e di grande valore. Da parte nostra pensiamo che i valori di equilibrio, di cooperazione, di solidarietà atlantica siano fondamentali e faremo la nostra parte insieme agli amici polacchi che hanno anche la responsabilità di ospitare il summit e che sono particolarmente interessati rispetto a alcuni dei dossier tra i più caldi, tra i principali, che la NATO dovrà affrontare in questo appuntamento. Infine, e vado alla conclusione, abbiamo discusso con il Presidente Duda anche delle questioni che non ci vedono totalmente d'accordo. Entrambi veniamo dall'esperienza scout, sappiamo il valore della franchezza, della trasparenza e del dirci le cose, anche quelle che non condividiamo. Apparteniamo sostanzialmente alla stessa generazione e di conseguenza abbiamo il desiderio di poter affrontare in modo franco e schietto anche le questioni sulle quali non sempre siamo d'accordo. È accaduto in sede di Consiglio europeo nei mesi scorsi, è accaduto in alcune circostanze, non soltanto nelle sedi istituzionali, ma questo non significhi non cercare continuamente, costantemente, di trovare dei punti di equilibrio e di accordo. Da parte nostra, da parte reciproca, c'è la piena volontà di condividere tutto ciò che è possibile condividere, di confrontarci sulle questioni sulle quali non siamo totalmente in sintonia. Dunque un incontro per me importante, per noi importante. Ringrazio il Presidente Duda, gli do la mia solidarietà perché passare i 44 anni con noi anziché con la sua famiglia è un segno non felicissimo, ma è andata così, andrà meglio il prossimo anno. Ma noi da parte nostra siamo contenti di averlo accolto a Palazzo Chigi, così come siamo contenti di aver accolto la delegazione della Presidenza della Repubblica Polacca, del Governo polacco e di tutte le amiche e gli amici polacchi che credono in questo Paese e credono nella feconda e intensa amicizia che lega i nostri popoli. Di nuovo benvenuto, di nuovo buon compleanno. Presidente, la ringrazio innanzitutto per gli auguri. Noi che abbiamo fatto scout una volta sappiamo che abbiamo i nostri impegni, la nostra responsabilità per quello che facciamo e quindi ogni tanto ci capita di lavorare anche festeggiando il compleanno. Dalla mattina alla sera si lavora, ma quando l'atmosfera è bella, quando si è tra persone simpatiche, amiche, è un tempo ben passato e oggi anche un tempo passato in maniera fruttuosa. La ringrazio per la sua accoglienza qui a Roma, effettivamente è la prima visita mia a Roma, prima sono stato al Vaticano a vedere il Santo Padre, oggi è la prima visita a Roma, quindi la ringrazio per questo incontro di stasera, per la buona atmosfera e per quello che ha detto alla fine, che noi ci siamo detti che rimarremo in contatto stretto, sarà un contatto aperto direttamente tra noi, tra i nostri collaboratori, in cui andremo a discutere tutti i problemi difficili per facilitare il dialogo. Perché? Perché tutti e due siamo fautori dell'unità europea, della solidarietà europea e sappiamo che solo sul dialogo, sull'onestà, tale unità può essere basata e solo allora il legame sarà forte, perché anche se abbiamo diversità e divergenze di opinioni, bisogna dialogare, bisogna parlare e bisogna farlo. E sono molto contento effettivamente che lo facciamo e con il
Presidente Renzi, ci siamo trovati d'accordo su quello che ha detto all'inizio sulla crisi migratoria. Infatti è una crisi che deve essere risolta e lo dico non solo io ma anche gli altri funzionari del mio Stato, il Primo Ministro, i ministri. È una crisi che va risolta alla fonte, là dove la crisi origina, là dove ci sono le guerre, dove ci sono le emergenze e le terre che fanno le persone lasciare le proprie case per paura della propria, per la propria vita, per i propri figli. E quindi la migrazione è solo un effetto di questa situazione. Quindi se vogliamo ridurre o addirittura eliminare questo fenomeno, bisogna eliminare le origini, le fonti. E qui ci siamo trovati d'accordo che ogni iniziativa mirata a risolvere i problemi alla fonte sarà valida, sarà degna di discussione e quindi anche molto apprezzabile l'iniziativa italiana. Il problema libico deve essere affrontato per vedere qual è il formato più giusto, bisogna discuterne in arena internazionale, ma il problema c'è e deve essere costituito un governo stabile che prenda il controllo sullo Stato, penso alla Libia, per riportare la stabilità e per ridurre anche la pressione migratoria sull'Europa. Innanzitutto a ridare alle persone la pace, la tranquillità, la serenità, perché questa è la cosa più essenziale. È la missione di ogni organizzazione internazionale, dell'Unione Europea, della NATO, dell'ONU. Poi il formato è da discutere. Ma l'iniziativa italiana è apprezzabile e merita di essere approfondita e analizzata. Per quanto riguarda la NATO, abbiamo parlato del vertice e ringrazio il Presidente Renzi per la sua comprensione anche dei nostri bisogni. Io come padrone di casa di questo vertice che sarà ospitato a Varsavia tra qualche settimana, vogliamo che abbia un'agenda molto ampia, quindi non si concentri solo sull'Europa orientale, la posizione della Polonia e degli altri paesi baltici che una volta erano dominati dall'Unione Sovietica, ma anche che sia un vertice che affronti le questioni della sicurezza nel sud, perché anche lì bisogna volgere il nostro sguardo molto attento e credo che questo vertice sarà un vertice versatile che affronterà tutte queste questioni e quindi ringrazio il Presidente per aver toccato questo tema, per aver parlato veramente in modo produttivo su questo e in questo contesto abbiamo parlato anche della collaborazione militare. Tra poco nella scuola per i giovani aviatori polacchi tra poco potranno usufruire i master italiani, gli aerei di addestramento, quindi vedete che è una cooperazione che veramente sta forte e spero di riuscire ad allargarla. La Polonia continuerà ad ammodernare il proprio esercito, faremo altri acquisti per la difesa e anche qui contiamo sulla proficua cooperazione con l'Italia, quindi una cooperazione che porti vantaggi sia alla Polonia che all'Italia e sono molto felice di aver sentito queste dichiarazioni da parte del Presidente Renzi. Infatti i settori di potenziale cooperazione sono tantissimi, perché qui sono miliardi di euro che già adesso scambiamo, però è tutto da intensificare, ci sono molte imprese polacche in Italia, quelle italiane in Polonia, è importante costruire un buon clima per l'attività economica e credo che grazie al governo di Beata Szydło questo clima sarà sempre migliore in Polonia. E credo che questo faciliterà anche il lavoro in Polonia alle imprese italiane. Avviandomi alla fine, devo dire questo, sono molto contento di questa visita, Presidente, sono molto contento di quello che ci siamo detti, che abbiamo deciso di rimanere in contatto diretto, collaborare direttamente, perché veramente noi due siamo della stessa generazione, due giovani politici, quarantenni direi, anche se io sono un po' più grande di lei, comunque siamo della stessa generazione e ci sono ancora tante cose da fare insieme e siamo noi i responsabili oggi del futuro europeo ed è molto importante poter cooperare bene, saper parlare, quindi grazie di questo incontro lungo e molto, molto costruttivo. Grazie.
anche se andiamo verso i 50 ormai. We go to 50 years now, not 40. Thank you so much.